rancore. E quindi festeggeremo insieme, no? Questo evento, l'8 marzo. E poi ne parleremo dopo con calma. Quest'anno ho avuto il piacere di conoscere Riccardo Polizzi Carbonelli, Roberto Ferri, che lei conosce bene, è vero? Ho avuto il piacere di conoscere Beppe Sardo, Franco, mi piace Franco, Patrizio Rispo, Raffaele, Marzio Donato, Renato, Marina Tagliaferri, la Giulia, chi più? Guido, si chiama Bellavia, Germano Bellavia, comunque guarda, loro apprezzano e capiscono tantissimo che qui a New York e nel mondo sono amatissimi, questo ve lo posso dire io, they love you guys, they really do, e se, ti raccomando di portare i nostri saluti e soprattutto il nostro affetto, il nostro cuore alla comunità di New York che ci segue tanto e prima o poi un posto sole verrà qui a New York. E vogliamo salutare, appunto, approfondire, approfittare di salutare tutti gli artisti di Un Posto al Sole. Forse un giorno anche voi sarete qui con noi a New York. Comunque, Nina, quando tu mi hai detto che eri pure siciliana, no? Io sai cosa ho fatto? Ho scritto in Sicilia! No! E guarda cosa è arrivato dalla Sicilia! Una bellissima statuetta per te, cara. Allora, io l'ho fatto montare sul marmo con una bella scritta. Aspetta, tieni Giovanni. Aspetta, vediamo se ci vedo, perché proprio non ce l'ho più. Allora dice qua, 8 marzo, Festa della Donna Award, presentato a Nina Soldano, Italian American Women of Long Island in New York, Presidente Cavaliere Joseph V. Maietta e la mia vicepresidente Giovanna Oriemma, New York 2012. Per essere venuta, ringraziamo Un Posto al Sole, continuate a portarci sempre la festa della bella Napoli tramite i programmi. Un saluto veramente affettuoso da tutti noi da New York e di Long Island, ti vogliamo un sacco di bene, a te il microfono. Bene, allora io intanto ringrazio te Josefina, ringrazio Giovanna e sono molto onorata e orgogliosa di avere in mano come questo premio. Ovviamente io vi porto i saluti di tutti i miei colleghi, perché quando hanno saputo, insomma, che tramite Tony e te Josefina, insomma, sarei approdata qui per incontrare tutte voi, ovviamente mi hanno subito detto no, salutaci tutti, perché giustamente come me sono molto contenti di sapere che voi ci seguite tantissimo e che quindi l'Italia sempre, quindi insomma chissà mai, magari no, prossimamente verranno anche altri miei colleghi, faremo una festa magari con più persone, in onore insomma, no, di tutti loro, visto che ci seguite e come voi amate noi, anche noi amiamo tutti voi. So
forza. Forza ragazzi!